esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, rotazioni delle braccia. Via! Se non ce la fai, effettua le rotazioni con le mani sulle spalle. Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, curl a martello. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non piegare i polsi durante il movimento, tieni le mani in linea con gli avambracci. Esegui l'esercizio lentamente nella fase di discesa per aumentare l'efficacia. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non distendere completamente le braccia per non causare problemi alle articolazioni. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio, curl pulsato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare i polsi durante il movimento, tieni le mani in linea con gli avambracci. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Stop! Prossimo esercizio, curl concentrato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua dei curl semplici. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Esegui l'esercizio lentamente nella fase di discesa per aumentare l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non distendere completamente le braccia per non causare problemi alle articolazioni. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Alzate i laterali più distensioni sopra la testa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate.
non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Alzate laterali sulle punte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. Stop! Prossimo esercizio. Arnold Press. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni semplici. Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri.
Prossimo esercizio. Distensioni tricipiti. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non muovere i gomiti quando pieghi le braccia. È importante che rimangano immobili. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Stop! Prossimo esercizio. Rotazioni delle braccia con manubri. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Fai attenzione a non sollevare le spalle. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. Stop! Prossimo esercizio. Distensioni tricipiti. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non muovere i gomiti quando pieghi le braccia. È importante che rimangano immobili. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Estensioni posteriori tricipiti in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Durante la distensione non muovere i gomiti, tienili fermi sempre adiacenti al busto. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena.
In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Alzate posteriori, ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Durante la salita muovi esclusivamente il braccio, spalla e scapola rimangono ferme. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching spalle. Tre, due, uno, via. Non tirare il braccio troppo velocemente e segui un movimento fluido. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare eccessivamente la spalla. Fermati prima di sentire dolore. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Stretching avambracci e bicipiti. 3, 2, 1, via! Le mani sono all'altezza delle spalle. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. 3, 2,
1, via. Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando le spalle sono al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.